La settimana è terminata e al porto di Palermo ci aspetta il traghetto serale. Lasciamo l'appartamento di Custonaci prendendo la via per Trapani. Viene soprannominata la città del sale e della vela, grazie alle sue stupende saline e per causa del vento che attira gli sportivi amanti del kitesurf da tutto il mondo. Questo è veramente un posto suggestivo. I colori dell'acqua salmastra, dei mulini e del cielo si fondono armoniosamente, dando forma ad un panorama di rara bellezza. Per tornare a Palermo dobbiamo percorrere circa 110 km. È piacevole viaggiare su questa autostrada che si addentra fra monti siciliani, costeggiando gli sterminati vigneti della zona di Alcamo. Persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. La Sicilia, purtroppo, ancora oggi non è riuscita ad uscire dal tunnel della mafia. Sta a noi però far sì che non vengano dimenticati coloro che sono morti per far tornare la luce sulla loro terra, con la speranza di rivedere la loro Sicilia splendere nell'onestà.